Ragazzi, prima di cominciare devo farvi un annuncio veramente interessante. Sto facendo una collaborazione con Shpock, che praticamente sarebbe questa bellissima applicazione, che è una specie di mercato, anzi non è una specie, è un mercatino online appunto che si può trovare nell'App Store sui telefoni. E praticamente, vabbè, prima di tutto vi parlo un attimo dell'applicazione e poi vi dico perché interessa a voi nel dettaglio. È abbastanza figa, come potete vedere, tipo qua mettono delle cose in vendita, si possono vendere le cose che comprare. Ed è interessante perché tipo se cerco qualcosa, ora vabbè qua c'è il pulsante ricerca dove appunto posso scegliere io cosa cercare nello specifico. Però se sono tipo un tipo abbastanza indeciso, posso metterli tipo, vabbè, qua è molto figo, vedo che c'è anche l'ordine di... Ah, quindi ora mi sta mettendo in ordine di distanza da me gli oggetti che stanno vendendo appunto. E poi comunque ci sono tutte le varie categorie, tutto elettronica, tipo a me interessa l'elettronica, sono, come forse qualcuno di voi saprà, mi interessa un pochettino tutto il genere. Vediamo a me vicino cosa vendono. Vabbè, ok, vendono anche i telefoni, vendono cose interessanti, ragazzi. Ecco, così c'è una specie di mercatino in cui appunto si possono comprare e vendere cose. Per vendere cose è molto semplice, infatti sotto, vabbè, a parte il pulsante scopri, il mio Shpock, c'è il pulsante vendi, ragazzi, in cui appunto io aggiungerò ben due cose che non è che vado veramente a vendere, perché il prezzo sarà zero. Appunto, ragazzi, una specie di giveaway che io faccio a voi. E appunto andrò a vendere la mia maglietta che vedete da questa parte. Oltretutto, ragazzi, è una cosa abbastanza carina, perché queste magliette qui da me non esistono più e non esisteranno mai più, queste magliette qua che qua voi vedete. Perlomeno la mia è questa, quell'altra di là è di marcia e non c'entra nulla con me. E quindi niente, ragazzi, come potete vedere qui bisogna aggiungere una foto, quindi alziamo e facciamo una foto alla maglietta. Ok, foto fatta. Ovviamente non andrò a vendere quella, ma andrò a vendere, ragazzi, alcune che mi sono avanzate da eventuali fiere. Quindi semplicemente si mette una foto, si possono aggiungere anche più foto. Cosa stai vendendo? Metto maglietta, hashtag ovviamente lezzo, e in descrizione scrivo maglietta del canale, e ci metto anche, che ne so, un altro hashtag, ci metto, che ne so, tipo Tano YT. E praticamente voi per trovare questo oggetto qui in questa specie di mercatino, in questa applicazione, dovete mettere o l'hashtag lezzo o hashtag Tano YouTube, e praticamente vi appare. Poi si mette una categoria, in questo caso la categoria penso sia abbigliamento e accessori, si potrebbe definire così, la valuta e il prezzo, che sarà ovviamente zero perché sarà gratis. Mettiamo in vendita, mi sta dicendo che questo articolo è gratuito, quindi sì, giustamente mettiamo gratuito. Però il tuo articolo, ok, perfetto, eccolo qua il mio articolo. Quindi ora se io vado qua nella barra di ricerca e scrivo hashtag Tano YT, vediamo se esce. Beh, giustamente ho messo la categoria elettronica di prima, quindi non usciva. Però ecco, levando ovviamente quale qualsiasi categoria, ovviamente, ragazzi, perché se non dovete mettere categoria abbigliamento o robe simili. Perfetto, maglietta a lezzo, praticamente gratis. Con questa applicazione qui, ragazzi, se trovate qualcosa che vi interessa, potete sia comprarla che contattare il venditore per appunto mettervi d'accordo sia sul posto che sul prezzo e robe varie. Però ragazzi, questa qui, appunto, quella che poi non ve ne metterò una ma ve ne metterò ben due, per averla ovviamente non potete pagarla, perché giustamente è gratis. Dovete fare una cosa molto importante, ovvero andare sotto il mio articolo che appunto ho pubblicato e scrivere, sentite bene, la storpiatura del mio nickname su YouTube secondo voi più bella. Comunque, chi appunto scriverà le due storpiature più belle e divertenti, ragazzi, si aggiudicherà la maglietta. Quindi inventatevi qualcosa di veramente bellino. Ovviamente, ragazzi, per l'applicazione trovate il link in descrizione, quindi fateci un salto, perché soprattutto io sinceramente penso che l'andrò anche a utilizzare, perché chiunque ha cose in casa che appunto non utilizza più o che comunque hanno un valore, robe simili, e magari vuole vendere ma non sa come fare. Quindi questa applicazione qui secondo me è bella per la velocità con cui si può vendere un oggetto e la semplicità appunto. Quindi detto questo, vi lascio al video. Ciao a tutti, che siamo venuti in questo nuovo video della Lucky Sfida, ragazzi. Oggi andremo a affrontare un boss lezzo come al solito, perché lo dico ogni volta. Comunque no, il command block non l'ho ancora attivato, perché è una cosa particolare attivare, non difficile ma particolare, quindi ve lo faccio vedere dopo. E ragazzi, per la sfida di oggi abbiamo 30 Lucky Block normali, 777 Dark Side Lucky Block, perché mi sembrava la cosa più onesta da fare, quindi 21 alla fine, e 20 Lucky Block Rainville. No, in verità sono i Lucky Block Knight, perché semplicemente non si vanno mai a utilizzare, quindi ci sta ogni tanto andare a variare un pochettino nei Lucky Block, perché non ha senso tenere nel pacchetto se poi non li utilizziamo, perché da persone poco furbe. Detto questo, ragazzi, cominciamo ad aprirne. Io direi innanzitutto va una ventina di questi qua. E ok, ok, incominciano subito le cose un pochettino brutte, ma cioè non è... Ok, qua devo scappare però. Vediamo cosa esce, ragazzi, vediamo cosa esce. Per favore, stavo per dire, per favore non esplodere. E invece esplode, esplode. Però non ha fatto grossi danni, cioè ha fatto sparire la casettina lì, che in effetti non mi serviva nemmeno, quindi non è che ha fatto un danno grave. Allora, qua ci butto la nether cosa. Patate, patate, non mi servono perché io il cibo ce l'ho già. Allora, questo...
Ecco, però aspettate un attimo, ragazzi. Allora, intanto lo butto di sotto perché questo qui ci potrebbe servire dopo. Ma poi di interessante c'ha soltanto le pozioni, perché la spada fa sempre 7 di danno, visto una sharpness. Quindi sì, è interessante, ma non troppo. Comunque, ragazzi, apriamoli tutti quanti. Cosa sto facendo? No, no, lui no, lui no, lui no. Cazzo, ragazzi, madonna. Questo mi fa male, questo mi fa male. Devo scappare perché, ragazzi, questo qui se mi becca, tipo, mi ha già beccato. Infatti non ho capito perché non mi abbia fatto poi veramente così male. Però in teoria se mi becca dovrebbe tipo levarmi tutta la vita. E sono senza armatura, boh, mi avrà beccato il piede, non lo so, ragazzi, non lo so. Comunque, ok, le pozioni, mi dite ogni volta di usarle, ragazzi, le userò questa volta, state tranquillissimi. E mi fermo a 15. Vediamo questa pozione qui, Hero Potion, ok. È buona, ma non è quelle veramente buone, però comunque, cavolo, è potente. Comunque, vabbè, passiamo a uno di questi, perché voglio aprirne uno. Voglio aprire ora tutti e 20 di questi qui, perché, ragazzi, io non mi ricordo mai di averli usati. Quindi, ok, li voglio aprire tutti quanti, non so cosa aspettarmi. Oh, esperienza. Non so cosa aspettarmi da questi lacrime, ok, ragazzi, perché veramente non so se li ho mai aperti. Però non puoi farmi spawnare dentro una palla così. Ah, ma sono di Silverfish, quindi posso uscire easy. Il problema è che ovviamente mi attaccano. Ah, perché l'hai fatto? Comunque, ok, dai, continuiamo. Ti prego, ok, ragazzi, mi stava crashando il mondo. Mi vengono gli infarti quando tira queste laggate. E ci sono queste cose qui che mi inseguono, ma come cavolo devo fare? Scappo, ma devo stare tutto il tempo a scappare da... No, ragazzi, ma questi lucky block fanno laggare, cavolo. Avete visto che... No, aio, eh sì, vabbè, ciao, uccidimi allora, uccidimi. Che vita veramente brutta, lezza, sudicia proprio. Guardate che casino che ha fatto, ma magari mi ha ucciso pure il villager, no. Perché queste cose? Dov'è il villager? No, seriamente, dov'è? Ah, ok, oddio, ragazzi, si è salvato. Assurdo proprio, assurdo. Il punto è che ora devo stare attento perché magari trovo qualcosa e me lo va a mettere. No, no, te no, vabbè, raga, ma che schifo è questa volta, veramente. Trovo le schifezze assurde. Spero solo che da questa distanza non mi vada a rallentare, perché sennò si mette male per me. Comunque, dai, continuiamo, ragazzi. Cioè, no, dai, ancora. No, ragazzi, questi fanno veramente schifo. Sono, penso, i lucky block più brutti che abbia mai trovato in tutta la mia vita. Perlomeno sono pesci arrostiti perché stanno prendendo fuoco ora, grazie alla lava che oltretutto è uscita prima. No, no, ora mi ammazzano, raga. Ora ho un cuore, vi prego, ho un cuore. Potete avere un minimo di pietà verso di me? Vi prego. Ora, ragazzi, no, me ne mancano 9 da aprire. Io ho paura, ecco, no. Un'altra cosa invasione. Perché? Cos'è? No, perché? Che blocco di merda. Fate schifo l'acri block. Questi acri block sono uno schifo proprio. Che tra l'altro questi qui sono magma, quindi nemmeno prendono fuoco. Ora stanno lì a saltellare tranquillamente. Non li ho mai aperti in passato e penso di aver capito il motivo, anche se effettivamente non lo sapevo, ragazzi. No, dai, mob battle. Cos'è questa roba? No. Non ho una spada, basta. Non ho una spada. Non ho una spada. Smettila questo cosettino qui, ragazzi. Come cavolo faccio a ucciderlo senza una spada? Devo trovare qualcosa di utile. No, non ci credo, io non ci credo. Con musica incorporata poi, ma devi morirci. Ok, raga, non c'è più la musica, almeno quella. Io però ho paura di riandare laggiù. Non ho nulla, ragazzi, ho aperto 20.000 lucky block e non c'ho nulla. Posso aprirli sul ponte? Sì, ok, in teoria se apro questi forse magari trovo qualcosa di decente. Ho trovato degli stick. No, no, ragazzi, trovo le schifezze, raga, trovo le schifezze e non va bene. No, ora qua esplode il ponte. Anche il ponte, no. Ragazzi, è un disastro. Questa lucky sfida qui è un disastro. Guardate, non c'ho più il ponte per andare di là perché esploso. La lava ovunque. Slime, cosi lì. Ma dai, non si può veramente. Ora mi tocca veramente aprire qui. Il punto è che se apro qui, questi qua penso di fare un casino assurdo. Quindi apro prima quelli normali. Spero mi vada bene. Almeno una spada, non sto chiedendo veramente tanto. Un piccone è già un'arma. E comunque ho trovato anche un minimo d'armatura, va bene. Quindi meglio di niente. E c'è ancora la musichettina dello scontro con quella specie di mini boss lì. Quindi io penso che veramente devo andarla a uccidere. Spero non sia una cosa così complicata. Però, boh, ragazzi, proviamoci. C'è nella lucky sfida che dovrei affrontare il boss. C'è un altro boss ancora. Io non lo so, ragazzi, io non lo so. E dov'è finito? Dov'è il mini zombie? Era qui. Ma che se n'è scappato? Mezz'ora per arrivare qui, non c'è più lui. Però, madonna, quanti cani che ho ora che ci vedo bene. Perché sì, prima ci vedevo un po' male. Comunque, vabbè, ragazzi, continuiamo con questi, ragazzi. Leviamoci tutti di torno, perché io veramente non ne posso più. E... ok, free hug. No, no, anche qui no. Ragazzi, basta, uccidiamolo. Magari ci droppa anche qualcosa di buono, non lo so. Ottimo, carne marcia. Proprio questi lucky block qui, ragazzi. Allora, mi hanno dato l'ender pearl e un villager. Il villager fa schifo. Oddio, no.
Nel senso, mi con la stone o praticamente mi dai diamond, quindi alla fine non è male come cosa, perché potrei stare qui a farmare tantissimo, però i leggendari li fanno schifo e non abbiamo trovato nulla di buono, ragazzi, incredibile. Io non so come faremo, perché stavolta va malissimo e come al solito ogni volta che lo dico trovo robe decenti. Tutto sommato ci sta, ragazzi, ma ci sta fino a un certo punto, perché io veramente sono messo veramente veramente male. Il cappellino è veramente buono, ma nulla di oh mio dio che potrebbe salvarmi la vita, ecco. Buttiamoci un Ender Dragon qua dentro e trovo roba buona, ok. Prendiamo i diamanti, almeno questi potrebbero servire, dai. Olle, intanto vorrei andare qua su a vedere se c'è altro. Sì, ok, ci sono altre robettine, quindi prendiamo tutto. E ok, in teoria, ragazzi, non ho trovato nulla di veramente buono, ma con tutti i cani che ho io, se riesco ad alzarli potrebbero essere veramente buoni per combattere i nemici. Comunque no, alla fine, cioè, i lucky blocks qui normali si stanno rivelando interessanti in questo momento, ragazzi. No, 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 ecco, perché? Perché non me ne sto zitto? Perché ora si attivano anche quelle lì o no? No, ok, dai, non si sono attivate, è andata abbastanza bene. Ok, ultimo lucky block, quindi mancano 17 di questi dark side. Oh, cos'era? Ah, ok, questo qui tanto non lo aprono, è inutile. Un arco, l'arco, vediamo. Power 100, ragazzi, power 100. Io penso che sia un arco di quelli. Oh mio dio, se non sbaglio è quello druto che ha usi infiniti. Quindi è tipo una cosa assurda. Però io non ho le frecce, ora mi sono spawnati tutti questi qui giganti che mi uccideranno sicuramente. Quindi elpatemi, no, è troppo tardi per me. Vabbè, vorrei comunque aprirli senza andare laggiù, perché è troppo lontano, ma un po' distante dai cani, perché, ripeto, potrebbero essere utili. Quindi li apro qua dietro. Chuck Norris, no grazie, non mi serve nulla questa volta. Pesci, no, i ragazzi, pesci io. Perché mi danno i pesci? Datemi i diamanti. Sono belli, buoni i diamanti. I pesci non ci faccio. Questo è nuovo. Ok, non so se essere felice o triste, però è nuovo e forse riesco anche a scappare. Vediamo un attimo. No, c'è un altro coso qui. Però ok, non sono morto. Intanto non sono morto, è già una grande cosa questa qui. E vediamo un attimo se riesco però a risalire. Ok, sì, ce l'ho fatta a risalire, ragazzi. Top veramente. Ok, era una trappola, ma nemmeno così grave. Sento anche il mio cane morire. Mi sento un po' in colpa, ma tutto sommato ci sta. Le mele le prendo. I chance cube, ragazzi, come ho già detto, non li voglio aprire perché sono buggati, mi fanno crashare il mondo. E quindi andrei a perdere tutto il lavoro che ho fatto fino ad ora. E andiamo a concludere questa lucky sfida con un bastoncino e nemmeno un'arma. E mi manca l'armatura, ma ho 41 diamanti, tantissimi cani e molta voglia di vincere. Che però la voglia di vincere non va effettivamente a contribuire con la vittoria, quindi io non so cosa sto dicendo. Comunque alziamo i cani, ragazzi, andiamo in casa a craftare appunto le cose che ci potrebbero servire. Penso di avere altri cani laggiù, ma non ci voglio andarci, quindi chi se ne frega, soltanto loro ci accompagneranno in questa lucky sfida. Ok, questo è quello che avanza, quindi devo farmi tutta l'armatura, ma prima di tutto, ragazzi, la spada, che tra l'altro gli stick li avevo presi, però penso di averli buttati. Ma chi se ne frega, dai, uso questo qui. Ha un knockback altissimo, ma alla fine non mi interessa, ragazzi, usiamo questo robo e sti cazzi. Quindi mi manca tutto il pezzo dell'armatura, tranne il cappellino che appunto ho già trovato. Quindi soltanto i pantaloncini e sbam, ok, ci siamo. Mi avanzano anche 20 diamanti, non mi servono a nulla sinceramente, però vabbè. Già che ci siamo, facciamo anche le mele dorate, che comunque sono sempre interessanti, ma non riesco a farne tantissime, peccato. Comunque 7 sono una cifra più che decente. Purtroppo, vabbè, a parte avevo finito sia l'oro che le mele, quindi ci sta. Abbiamo una lucky potion e, ragazzi, però vi dico una cosa molto molto importante. Abbiamo un arco che ha power 100. L'arco con power 100 ci garantisce la vittoria. Però mi mancano le frecce, quindi cerchiamo di far spawnare i mob. E per favore, cani, aiutatemi. Bravissimi cani, così siete la cosa più meravigliosa che abbia mai visto. Però non dovevano spawnare loro, dovevano spawnare gli scheletri. Quindi continuiamo, ragazzi, speriamo che possano uscire con questi qui. Purtroppo non ne ho tantissime, quindi potrebbe andarmi male anche stavolta. Cani, per favore, invece di seguirmi, ok, dovete uccidere i nemici, non dovete seguire me. Ragazzi, 3 lucky potion, unlucky potion anzi. Se non escono gli scheletri si mette veramente male, ultima. Non sono usciti, quindi non posso farmi le frecce. È un problema perché l'arco ci poteva garantire la vittoria e non sarà così. Però comunque i cani mi possono aiutare, sì, senz'altro. A questo punto, ragazzi, però andiamo ad attivare la struttura. Com'è che si attiva questa struttura? Bisogna andare qui, ovviamente il codice va messo dentro il command block. Si preme il bottone, spona la struttura, che è una normalissima struttura. Però sotto, in un punto in cui non si vede perché è tipo troppo sotto. Ok, però noi ci andiamo, tipo qua. Vabbè, ancora più sotto, ragazzi, quindi mamma mia, che voglia. Ok, praticamente qui c'è scritto che per far saltare la macchia non c'è un bottone da premere o robe simili, ma va sostituito il blocco di vetro con un blocco di redstone. Quindi qui mi sono preparato un blocco di redstone che andiamo a prendere da qui. Spacchiamo il vetro che sta qua sotto. Ok,
ok, così, e c'era a mettere il blocco di redstone, che praticamente, come potete vedere, ora sono apparse delle cose scritte in chat, vuol dire che in teoria sta funzionando, quindi possiamo andarcene in casa e appunto fare tutto il resto per far spawnare il boss. Mi sono preparato questa chest, ragazzi, dove ci sta una redstone torch, della soul sand, un ender brick, un blocco di redstone, un ender star e un blocco di diamante. Quindi ragazzi, andiamo in giardino e proviamoci, dai, proviamoci. Sì, io comunque questo qui lo chiamo giardino, in verità è un'arena, però sono dettagli comunque, dai. E in chat continua a spawnare questa scritta qui, ragazzi, quindi rimarrà per tutto il tempo. Comunque vabbè, niente, bisogna buttare queste cose qui a terra, e una volta che le abbiamo buttate a terra, che oltretutto continuano a apparire cose in chat, ragazzi, e non so quanto sia normale questa cosa, ma ok. Tipo ora che l'ho preso sono spariti, ragazzi, io non ci sto capendo nulla. Sentite ragazzi, facciamo che si leva la chat da questo video, siamo tutti a posto, dai, facciamo così. Ok, chat nascosta, olè ragazzi, perfetto, così almeno non ci abbiamo schifezze. Comunque detto questo, abbiamo questo Demon Soul e una torcia di redstone. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere la torcia di redstone per terra, mi raccomando, sopra un blocco d'erba, perché se lo mettiamo qui non funziona sopra il blocco d'erba, sì. E poi le tiriamo sopra questa roba qui. Come ne tiriamo sopra la pozione, comincerà ad andare verso l'alto. Cani, siete delle merde, cani schifosi. Siete dei bufu, cani schifosi, veramente. Come cavolo è possibile? Erano tutti lì ad aspettare l'esplosione. Io non ci credo, ragazzi, non ci credo veramente. Sono rimasti lì ad esplodere. Ora mi lasciano qui da solo contro questo cavolo di demone che mi sta oscurando tutto. Io devo avere la pozione. Ragazzi, beviamo la pozione. Quanti cuori extra che mi ha dato, madò. Ok, sta facendo casino, ragazzi, sta facendo casino. Però se sta facendo questo casino qui vuol dire che è passato allo stadio dopo. Ma non è lui. Ragazzi, non so quale sia quello che devo uccidere. Ok, penso che sia quello nella struttura. Ce n'è uno. Sì, ok, ce n'è uno nella struttura. Perfetto. Devo andare da lui forse. Però ci sono i suoi minion in giro. Che aio, mi stanno facendo malissimo. Tipo, dov'è finito lui? Dov'è finito, ragazzi? Devo bere. Mi sta ammazzando. Ho visto come metà vita. Ok, se n'è andato, se n'è andato. Però no, che okay, è lui quello vero. Ragazzi, come vedete, questo scontro qui, ora non so ancora se è difficile oppure no, perché io sono messo anche abbastanza male. Però è veramente figo. Cioè io mi diverto anche quando c'è un po' di sfida, veramente, non come altre volte che tipo è più easy. E ora sta succedendo un casino, ragazzi. Dov'è il drop? Dovrebbe essere... No, aio, mi sta chiudendo. Cosa è successo? No, non voglio morire, ragazzi. Che cavolo. C'è il drop qua da qualche parte, non sta capendo nulla. Aiuto. Mi sta chiedendo. No, ma cosa sta succedendo, ragazzi? Non lo so, io veramente non lo so. Aiuto, devo salire da qua. Ok, mi ha fatto salire. Si sa che questi sono blocchi di coal. In teoria mi doveva dare un robo. Ve lo spiego, ragazzi, già che il drop non c'ho nell'inventario. Vi spiego cosa sia il drop suo. Però per favore fatemi uscire. Sono imprigionato qui per sempre. No, sto morendo. Ho un cuore e mezzo. Ok, mi sono salvato forse. L'ho mangiata. Sto recuperando vita. Ok, madonna mia, esci. Ok. Aio, ok, raga, ma se ci crepo. Devo mangiare ancora. No, ti prego, non morirci. Non ora. Ok, ce l'ho fatta. Forse ce l'ho fatta. Sono vivo. Olè, ragazzi, olè. Allora, che devasto è questo episodio. Ragazzi, andiamo in creative. Però, giustamente, se non vedo la chat, è un problema. Ok, slash game mod 1. Ok ragazzi, questo episodio qui è un casino assurdo. Guardate cosa cavolo è successo. Io penso non sia mai successo nulla di simile. E sta prendendo fuoco. What? Questa, ve lo giuro ragazzi, non mi ero informato così tanto, non so perché. Comunque vi spiego cos'è il drop di questo mob. Sono praticamente delle scaglie che oltretutto, se andiamo nella struttura, ce le dà anche. Io non so se lì ci saranno, però andiamole a prendere. Intanto guardate che veramente che figata. Era tipo un trappolone mega gigante che in teoria dovevo uccidere, però giustamente il Thanos si salva sempre in qualsiasi occasione. Ok, il drop dovrebbe essere questo qui. Sono questi 5 Showdown Clut, che Clut, se non sbaglio, i vestiti, beh, non lo so, non mi interessa nemmeno. Comunque, semplicemente, questi cosettini qui, quando li lancio per terra, dovrebbero fare lo stesso effetto, guardate, di quel coso là. Praticamente, è il drop. Il drop, ragazzi, di quel mob lì, sono queste scaglie, che appunto ce ne vengono droppate 5, che buttate per terra creano questa roba qui. E da quello che ho capito, per fermare tutto ciò, bisogna buttare per terra una Nether Star. Quindi vediamo se effettivamente funziona, buttiamola per terra. Io non so se è vero, ha toccato terra, in teoria... E sta continuando ad andare. Quindi forse stavo mentendo. Ma non è nemmeno così importante. Comunque ragazzi, alla fine il drop è questo qui. Io ora non so se c'è un modo di recuperarlo o se bisogna aspettare che se ne va arrivo questa struttura e qua dentro c'è.
non ne ho la minima idea veramente. Però fidatevi, il drop è questo e crea questa roba qui. Cosa è questa roba qui? Intanto Ecoal, quindi in teoria se lo scaviamo forse ce lo dà. No, non ce lo dà perché io prima l'ho scavato e non mi sembra averlo preso. Però in teoria Ecoal, vediamo un attimo, blocco di Ecoal, sì. No, sapete che forse si può scavare? Proviamoci ragazzi, non ci costa niente. Game mod 0, andiamoci qui, noi ne abbiamo un pezzo nell'inventario. E sì ragazzi, si può prendere. Quindi questa roba qui è una fonte infinita di coal che però va scavata più velocemente possibile. Infatti ci dà gli effetti, però gli effetti penso sono andati dalla mia pozione di prima che mi fa scavare anche velocemente. Ok, una montagna enorme di coal scavabile, quindi che si può prendere, quindi veramente buona, che però ci dà effetti brutti se ci andiamo sopra, infatti guardate. E dopo un po' prende fuoco, quindi sparisce. Interessante, utile sì, ma fino a un certo punto. Comunque buon, ci può stare. L'unica cosa è vorrei sapere veramente se qua in mezzo c'è rimasto il drop del mob oppure no. Però ragazzi, cioè nel senso, se fate in tempo a prenderlo, tranquilli che cioè è vostro. Comunque ragazzi, detto questo, spero che questo video lezzissimo della Lucky Sfida vi sia piaciuto. Devo dire, un boss che di cui non mi ero informato molto, ma si è rivelato veramente figo, quindi sono soddisfatto ragazzi. Sì, sono soddisfatto per una volta. Comunque appunto, spero vi sia piaciuto e quindi ciao a tutti.